l'idea di primavera mediterranea, secondo il mio punto di vista, è molto positivo perché oltre ad arredare una città per 4-5 giorni, è anche bello, diciamo, vedere questa gente che si avvicini al verde. È il tema quest'anno, è Music Green. Si notano gli strumenti musicali, poi c'è l'eccezione dei spaventapasseri e abbiamo anche creato un pianoforte tutto di fiori. La mente di questi allestimenti è un binomio tra due persone, la signora Tina Camardelli e io in persona, ed è un evento che ormai la città di Bari si aspetta perché è diventato il fiore all'occhiello. I cittadini aspettano questo perché si avvicinano al verde, vedono queste strade abbellite di fiori, colori. Secondo il mio punto di vista sarebbe bello in via Argiro avere tanti punti di isole verdi dove possono essere gestite da varie aziende vivaistiche per tutto l'anno, in modo da avere la strada sempre bella, sempre colorata, sempre in fiore. Allora, l'idea è nata, diciamo, cercando di riprodurre una chitarra. Abbiamo ricostruito un percorso che è il manico della chitarra e poi la buca, che è la parte centrale che abbiamo cercato di riprodurre con un'area a forma circolare, con delle panche realizzate con delle piastrelle. E poi invece la parte finale, che è quella della cassa armonica, con un palco, un vero e proprio palco su cui speriamo di far esibire dei gruppi musicali.
thick and thin, enough to know that I would rather not go through life without you. And in the end, I'm just glad we're friends. And in the end, I'm just glad we're friends. This life keeps moving on, and we keep moving with it. There's been some ups and downs, so I'd like to take a minute just to say Sicuramente è una bella iniziativa che sensibilizza un po' al verde tutte le persone, in particolare gli abitanti della città di Bari e non solo. Ritengo insomma doveroso fare un ringraziamento a chi ha organizzato l'evento, perché solo così, in questo modo, si può andare oltre e si può vivere sempre più il verde, uno degli elementi più importanti che ci circonda. Quindi in ogni caso ben venga questa manifestazione, ma altre che hanno il tema l'ambiente e il verde.